Un saluto a tutti i telespettatori della trasmissione, la rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, che ringrazio in quanto siete sempre più numerosi a seguire con costanza e assiduità questo ormai periodico appuntamento con la trasmissione dedicata alla rassegna dell'omonima rivista Legal, che come già saprete potete trovare ogni mese in edicola nel tradizionale formato cartaceo e online nel formato digitale. Come vi avevo annunciato nella puntata precedente, quest'oggi abbiamo qui con noi in studio un importante ospite, il nuovo vice direttore della rivista Legal, Gabriele Ventura, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Ciao Simona, grazie e un saluto anche ai nostri spettatori. Grazie Gabriele. Ecco, con Gabriele parleremo delle novità della rivista Legal, in parte già apportate, implementate, in parte invece che saranno implementate proprio nei primi mesi del 2019. Se Gabriele tu sei d'accordo, come di consueto andiamo a dare prima di tutto uno sguardo alla copertina della rivista Legal il doppio numero di gennaio-febbraio del 2019. Andiamo a vedere un attimo chi è il protagonista di questo importante numero. Abbiamo Giuseppe La Scala, il quale ci parla appunto del suo studio. Andiamo a leggere insieme il titolo, Lo studio legale diventa impresa. Giuseppe La Scala illustra alle fonti Legal il modello adottato dalla sua farm, una delle prime a trasformarsi in società per azioni nel segno dell'innovazione. Una copertina quindi importante dedicata proprio a Giuseppe La Scala. Poi naturalmente all'interno della rivista Legal troverete l'interessante intervista realizzata da Giuseppe La Scala da parte della nostra redazione Legal. Vorrei soffermarmi anche, ponendo l'attenzione anche su due indagini che sono state effettuate da parte della nostra redazione Legal. Una riguarda il ranking, un pseudo ranking mensile, che in questo caso riguarda il private equity, ovvero gli studi legali che hanno concluso le più importanti operazioni in questo mercato nel 2018, con riferimento al periodo del 2018. Ne parleremo anche con questo di Gabriele, che insomma ci farà un po' una panoramica di quello che è effettivamente il mercato legale nell'ambito del private equity. Andiamo a vedere quello che è successo nel 2018 e quali saranno le prospettive per il 2019. E ovviamente mi soffermerò anche sulla sezione professione avvocato, dove anche in questo caso la redazione Legal ha effettuato un'altra indagine andando ad individuare quello che è il percorso, le varie tappe che devono affrontare i giovani avvocati quando entrano negli studi legali di rilevante importanza affinché poi si arrivi a divenire appunto partner. Anche di questo chiederò informazioni su Gabriele, andiamo a vedere un po' quali sono queste tappe che devono affrontare i giovani avvocati. Ecco, Gabriele, dando uno sguardo alla rivista partendo proprio dal sommario, si può, dando così uno sguardo generale, individuare nuove sezioni che sono state introdotte, ad esempio vedo attualità, innovazione e marketing. Ci puoi parlare di tutte queste novità che riguardano proprio la rivista Legal? Sì, diciamo che insomma, in generale abbiamo cercato, stiamo cercando di trasformare la rivista in modo che sia sempre più di servizio e quindi uno strumento di approfondimento e perché no di lavoro per insomma, i professionisti che ci seguono. Quindi ogni mese ci sarà sempre più spazio per approfondimenti di natura tecnica che riguardano le normative che di volta in volta vengono approvate, che intervengono sulla attività professionale e anche analisi che riguardano i settori di riferimento per i professionisti. E nello specifico abbiamo introdotto una rubrica che si chiama Borsino Legale, a questo proposito, dove analizziamo ogni mese l'andamento del mercato legale, quindi i settori che sono andati meglio, quelli dove sono state realizzate le maggiori operazioni del mese, ma anche gli studi legali che hanno, diciamo, lavorato di più. Poi una nuova sezione che abbiamo introdotto è quella di giustizia e professioni. In questo caso è per dare sempre maggiore spazio al settore giustizia, quindi anche lì, in questo caso, alle novità normative che intervengono sia sulla giustizia civile sia sulla giustizia penale, dato che appunto ci rivolgiamo a un pubblico di operatori del diritto, ma allo stesso tempo vogliamo abbracciare tutto il mondo delle professioni, perché riteniamo che ormai il professionista debba rivolgersi al cliente con un approccio multidisciplinare, quindi vediamo sempre di più come gli studi legali accolgano all'interno anche nuove professionalità, altre professionalità come quelle dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, per dire.
Andando avanti, c'è la sezione fisco, che invece si rivolge ai numerosi lettori che abbiamo e che sono specializzati nell'ambito fiscale, dove anche lì, insomma, le novità normative sono ormai all'ordine del giorno. La sezione finanza, anche questa è una nuova sezione, dato che gli studi legali d'affari che ci seguono spesso hanno nella finanza il loro core Sono business. particolarmente attenti, no, a questi aspetti della finanza, quindi è Assolutamente. giusto dedicare una sezione a parte. Assolutamente, con indagini appunto di settore e anche outlook per quello che riguarda quale sarà l'andamento per i prossimi mesi. E poi la sezione che citavi, che è quella di innovazione Anche questa marketing. nuova, vero? Anche questa nuova, insomma, non ha bisogno di presentazioni, tanto che sappiamo che molti studi stanno puntando molto sull'innovazione tecnologica e sappiamo come, insomma, che il marketing legale ormai, è una realtà con la quale gli avvocati si confrontano quotidianamente. Comunicano sempre di più, no? Risulta anche questo da quello che raccogliete, dalle indagini che fate anche su ranking, vero? Esatto, investono sempre di più sulla comunicazione, sia esterna, quindi affidandosi magari ad agenzie esterne, sia potenziando invece il dipartimento interno di marketing e comunicazione. Grazie Gabriele. Allora, io come già vi avevo anticipato, parliamo di questa in questa puntata non andremo a vedere tutta la rivista, quindi come di consueto non andremo a sfogliarla tutta, ma soffermeremo la nostra attenzione soprattutto su due indagini molto importanti e interessanti effettuate proprio dalla redazione Legal con a capo appunto Gabriele Ventura. La prima indagine effettuata da parte della nostra redazione Legal, la troverete nella sezione Attualità, dove vi è una classifica relativa proprio al mercato private equity, quindi quelli che sono gli studi legali effettivamente che sono stati più attenti, più operativi nel 2018 proprio in questo mercato. Io vado giusto a leggere il titolo e poi naturalmente chiedo un commento anche da parte di Gabriele per capire appunto come si sta evolvendo questo mercato. Private equity anno record. Nel 2018 boom delle acquisizioni da parte degli investitori internazionali. L'outlook per il 2019 però è negativo per via delle incertezze del quadro politico e macroeconomico. Ecco, Gabriele, ci puoi illustrare quelli che sono i risultati, quali sono i risultati derivanti da questa indagine che è stata effettuata da parte della redazione, questo ranking, e poi con un occhio anche per il 2019, cosa emerge? Ecco, hai detto bene, il 2018 che abbiamo analizzato, insomma, abbiamo raccolto le principali operazioni di private equity che hanno seguito gli studi legali specializzati in questo settore e abbiamo disposto il tradizionale ranking degli studi legali suddividendoli per fascia. Ed è emerso che effettivamente l'anno che si è appena concluso è andato molto bene. Però si è verificata un'inversione di tendenza negli ultimi mesi del 2018, dovuta appunto alle incertezze del quadro macroeconomico e del quadro politico attuale in Italia. Per cui gli operatori del diritto specializzati nel settore del private equity, dato che appunto gli abbiamo chiesto qual è l'outlook per quello che riguarda i prossimi mesi, hanno evidenziato, insomma, diverse difficoltà. Vedremo, però appunto ne esce un quadro, diciamo, in chiaroscuro, ecco, per quello che riguarda il private equity. Allora, staremo a guardare, ecco, l'evoluzione durante tutto questo 2019, quindi poi faremo anche un successivo ranking l'anno prossimo, diciamo, riassuntivo. Assolutamente. Grazie Gabriele. Quindi poi all'interno naturalmente della rivista, come già si evince dalla grafica, è presente la classifica del private equity, troverete tutta una serie di informazioni aggiuntive su quelle che sono state le principali operazioni in questo, ecco, alcune operazioni del 2018 in questo periodo. Passerei anche ad un'altra indagine altrettanto interessante che è stata realizzata da parte della redazione Legal, il cui contenuto è leggibile nella sezione professione avvocato che chiude la rivista. Riguarda proprio, come già vi ho accennato all'inizio, tutto il percorso che i giovani avvocati che si affacciano in questo mercato, che entrano in questi grandi studi d'affari, devono seguire per poi arrivare finalmente al diventare eventualmente partner, quindi di uno studio di grandi dimensioni. Insomma, è un po' il sogno di tanti giovani avvocati. Io leggo il titolo e poi anche in questo caso lascio commentare a Gabriele.
Giovani avvocati alla prova della partnership. Secondo l'indagine di Le Fonti Legal, l'età media dei soci nei grandi studi oscilla tra i 45 e i 50 anni, un periodo di affiancamento e la valutazione del business case per arrivare ai vertici, capacità tecniche e di generare affari, i requisiti più richiesti. Ecco, Gabriele, io già dal titolo dell'occhiello si evince un po' quello che è il contenuto alla fine di questa indagine, però ci potrai in questo momento, ecco, ti chiedo di parlarci meglio di cosa è emerso, qual è questo percorso dei giovani che devono affrontare. Allora, parto insomma, il presupposto di questo numero è stato, insomma, il filo comune è stato quello di occuparsi un po' dei giovani professionisti. Cioè, è stata pubblicata a fine anno un'indagine da parte delle casse di previdenza dove sono iscritti i liberi professionisti, dalla quale emerge che insomma, i liberi professionisti invecchiano sempre di più, il che significa che insomma, la media dell'età degli iscritti agli albi professionali è sempre più alta, quindi sempre meno giovani, e oltretutto si allarga sempre di più la forbice reddituale tra i giovani e i vecchi. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda le professioni in generale. Per quello che riguarda gli avvocati, invece, in questo caso abbiamo una progressiva proletarizzazione della professione per quello che riguarda gli avvocati in tutta Italia, mentre, ed è quello che abbiamo voluto fotografare, c'è un'elite professionale che è quella degli studi legali d'affari, dove ancora i giovani possono arrivare a traguardi importanti anche, tra virgolette, diciamo, bruciando le tappe. L'approfondimento che abbiamo fatto riguarda in particolare i partner degli studi legali d'affari più grandi che hanno meno di 40 anni, un requisito direi molto molto limitante, nel senso che abbiamo visto che la media dell'età dei partner dei grossi studi è tra i 45 e i 50 anni, per cui chi ci arriva prima dei 40 anni effettivamente rappresenta l'elite della professione. Per cui abbiamo deciso di dare voce, insomma, dare spazio a questi giovani talenti e raccontare anche qual è il percorso che hanno fatto e quali, diciamo, skills vengono premiate maggiormente. Ecco, molto molto interessante, quindi questi giovani che effettivamente quindi poi rispecchiano dei veri e propri talenti, perché bruciano effettivamente le tappe e riescono ad arrivare dove altri magari ci impiegano molto più tempo. Molto molto interessante veramente. Troverete ovviamente tutte le informazioni, il risultato di tutte queste indagini leggendo appunto la nostra rivista proprio nella sezione professione avvocato. Io Gabriele ti ringrazio ancora una volta per essere stato qui con noi, speriamo di rivederti in una prossima puntata per continuare a parlare anche volendo di ulteriori novità che ci saranno a breve e riguarderanno la rivista Legal, ma anche in generale tutti gli eventi dedicati, le fonti dedicate al mercato legale. Io ringrazio anche voi telespettatori per averci seguito, vi lascio con la programmazione qui sulle Fonti TV, restate qui con noi.